Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho deciso ragazzi di fare questo video per fare alcuni chiarimenti sull'Autelivo. Siccome che in tanti nei commenti, sia qua sul canale che su Instagram, mi avete scritto con le email, mi avete scritto, ma veramente in tanti, sul discorso dell'Autelivo che innanzitutto sull'acquisto dall'estero, soprattutto dagli USA, e poi mi avete tutti chiesto sempre se sarà un drone che sarà ancora possibile utilizzare con l'arrivo del nuovo regolamento europeo, per il discorso della connessione che ha il drone con il suo radiocomando, se è marchiato CE, tutte queste cose che lo rendono o meno idoneo a volare in Europa con il regolamento, quindi a essere registrato per quanto riguarda il nuovo regolamento europeo. Quindi adesso ragazzi vado a spiegarvi il tutto. Allora, tolto il discorso che per acquistarlo bisogna acquistarlo dagli USA, quindi il discorso garanzia è valido, nel senso sì, è valido, però bisogna spedire il drone là. Mentre ragazzi, per il discorso CE, sì, questo drone è marchiato CE. E poi andremo a vedere anche il discorso della connessione. Allora, il drone è marchiato CE, adesso vi faccio vedere, tolgo la batteria e vi faccio vedere che il drone è marchiato CE. Vedete, FCC CE. E anche il controller, adesso vi faccio vedere, vedete che il controller anche lui è marchiato CE, cioè praticamente sia il drone che il controller sono marchiati CE, quindi hanno questo marchio che gli permette di essere un prodotto venduto in Europa e anche utilizzato in Europa. E per il discorso della connessione, anche qua c'è da fare un chiarimento. Mentre all'inizio questo drone volava solo in FCC, infatti se andavamo nel sito del produttore, cioè dell'Autel, vedevamo che nelle caratteristiche tecniche il drone aveva solo questa voce, adesso vi faccio vedere, aveva solo la trasmissione FCC, mentre adesso vedete ragazzi, Transmission Power FCC 28 dBm in CE 20 dBm. Cosa vuol dire ragazzi? Che in questo momento l'Autelivo ha la doppia trasmissione, cioè è in grado di trasmettere in FCC, in CE, come succede per DJI, come succede per il Parrot Tanafi. Quindi in base a dove si trovano dal punto di vista geografico, loro tramite GPS del nostro smartphone, quindi rilevano la posizione di dove ci troviamo, loro si impostano con la trasmissione in FCC o in CE. Quindi anche dal punto di vista della trasmissione questo drone è idoneo per il regolamento CE. Ovviamente la marchiatura CE è la stessa marchiatura che ha un DJI Mavic 2, un Parrot Tanafi, non è la nuova marchiatura CE che ci vorrà in futuro, ma quello non ce l'hanno neanche questi droni che vi ho appena menzionato, ma è una marchiatura che avranno i droni futuri, mentre i droni attuali hanno ancora, diciamo, la certificazione CE che c'è stata fino a questo momento. Però per togliermi comunque ogni dubbio ho contattato Autel, ho mandato un'email dove mi hanno risposto. Mi hanno risposto così e vedete che mi hanno scritto che il drone, in base alla, diciamo, l'area geografica dove si trova, tramite il GPS switcha in automatico da FCC a CE, da CE a FCC. Un'altra prova che ho fatto, ragazzi, è questa. Con lo strumento ho misurato i dBm mettendolo in FCC, cioè mettendogli una posizione fittizia con fake GPS, e i dBm diventano 26 dBm, come state vedendo, cioè in poche parole come veniva dichiarato dalla scheda tecnica di Autel, mentre disattivando fake GPS vedete 19, 20 varie, poi vabbè, quella è la differenza minima, i dBm che lo rendono in CE. E in più ragazzi, questo drone con una connessione CE ha un range veramente importante, ragazzi. Non è il range di 500 metri come al Parrot Tanafi o come a Mavic Air, ma un range molto molto più ampio. In CE può arrivare anche a 3 km, poi dipende dalle interferenze, da quanto è pulito il segnale radio, però tanta tanta roba in modalità CE. In modalità FCC viene dichiarato 7 km, però qua da noi non è in modalità FCC. Quindi ragazzi, ho deciso di fare questo video appunto per chiarire a molti di voi che hanno magari dei dubbi se acquistare o meno questo drone per il discorso della trasmissione CE FCC, per il discorso della marchiatura CE. L'unico problema che rimane è solo che va acquistato in USA e la garanzia è là, nel senso che per ripararlo in garanzia va spedito
in America. Quindi ragazzi, spero di aver chiarito a molti di voi i dubbi che avevano sul discorso della marchiatura CE, del discorso della trasmissione CE per questo drone. Quindi se volete acquistarlo, o meglio, se avevate dei dubbi se acquistarlo o meno per queste caratteristiche, fatelo pure. Rimane solo il discorso della garanzia, che se nel caso vi si guasta, in garanzia dovete spedirlo in America. Per il resto ragazzi, avete visto che il controller è marchiato CE, il drone è marchiato CE, e la trasmissione, come avete visto sia nella scheda tecnica di Altri sia nelle email che mi hanno inviato, il drone switch in automatico come DJI, come Parrot, Tanafi, da FCC a CE in base all'area geografica. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale queste informazioni sull'autoelivo vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, non volo, una recensione, un testo, una novità. Ciao!